Noi stiamo già registrando, lo sai? Ok, ah, già stiamo registrando, sì. Benissimo. Allora, io voglio dirti una cosa. Dimmi. La nostra relazione non può andare avanti, perché noi non possiamo vederci ogni due anni, perché è una relazione a distanza che non va bene. Io non voglio continuare. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E poi tu vai in giro, conosci la gente, c'hai la fascia. E quindi fra Mr. Helmet e Mirella Sessa non ci può essere. Non, guarda, devo lasciarti. Ti lascio perché. Ti prego, sì, non ti lasciare. Ti lascio perché tu vuoi solo. Sono disperata. Sì, tu mi vuoi solo per il mio fisico. E quindi io una relazione di questo tipo non la sopporto. Non io possiamo... ti ho detto di non andare troppo tempo in palestra, perché poi i muscoli. Sì, che avevo una volta, mentre adesso sono. Mentre tu sei migliorata con gli anni, io sono peggiorato, lavoro troppo, tu invece... Ma non è vero, non è vero. Le miss sono le uniche che più lavorano più diventano belle e brave. Addirittura? Sì, mentre invece i giornalisti peggiorano, diventano ciccioni perché sono seduti sempre, diventano antipatici perché se la credono, mentre invece le miss più lavorano più diventano carine. Vabbè, ok, adesso però tutti quanti capiranno che per dire tutte queste cose belle io davo no. Una mancia, no, qualcosa. No, no. No, la realtà è che adesso noi parliamo di moto e di caschi, vero o no? No, ti prego, di moto e caschi no, anche perché devi sapere che ultimamente, dico questa piccola cosa, mi è nata una passione per la moto, perché c'è insomma sto andando anche in pista, ho provato una motocicletta, un casco tutto bello colorato come piacciono a me. Però un consiglio da dare a tutti coloro che vanno in moto è quello comunque di essere prudenti. Bisogna stare molto molto attenti e andare piano. Io mi rovino sempre il trucco quando metto il casco, tu come fai? Guarda, io quando vado in moto non mi trucco, quindi... E i capelli li leggo e poi sono al vento, però è talmente un'emozione forte andare in moto che, insomma, non c'è problema davvero. Io non mi rendo conto poi del trucco, dei capelli che magari possono... Ma veramente sei andata in pista? Sì, sono stata in pista. Ma da sola o in due dietro? No, in due, come copilota. Ah, con chi sei andata? Questo non te lo posso dire. Con Luca Scassa? No. Con Randy Mamola? Sai che loro fanno i giri in pista? Ma per... indovinare? No, perché sono loro due, sono due bravi. Uno è un ex pilota, Randy Mamola, è Scarsa, invece è un pilota attuale, e loro fanno il giro in coppia spesso con i VIP, con le star. Per cui ho pensato che fosse andato in pista con uno di loro. No, non sono andato in pista con uno di loro, però devo dirti che guidare la moto richiede comunque una concentrazione ed è difficile anche soprattutto per una donna. Però il lavoro da copilota è altrettanto difficoltoso, perché bisogna assecondare il pilota e insomma non fargli sentire quello che è il peso in realtà che ha dietro. Sai che gli uomini, adesso ti dico un trucco, quando hanno una bella ragazza frenano tanto per... Ma va che lo sapevo! No, sicuramente l'avrei percepito, però insomma, quando... Ecco, in realtà volevo dirti che quando si va in moto non c'erano tutte quelle frenate. Lo fanno quando portano le miss o le belle ragazze. Perché poi stringimi che è pericoloso, si deve sapere qua. Ma io sai cosa faccio? Mi reggo nella parte, adesso non ricordo come si chiama il pezzettino, il pezzo della moto. Davanti o dietro? Davanti. E serbatoio? Serbatoio, lì ovviamente ti appoggi e ogni volta che c'è comunque una frenata cerchi di non insomma, far cadere il tuo peso sul pilota, ma comunque di agevolarlo in qualche modo. Senti, hai visto? Sono i maschietti, fanno i maci, fanno... però poi sono timidi, hanno paura di avvicinarsi. Sì, è vero, hanno paura ad avvicinarsi in realtà e oggi è una giornata molto, molto particolare. Noi stiamo rilasciando una serie di prodotti della Tecora. Però sono timidi, hai visto? Guardano da lontano, perché loro, perché io sono uomo, vanno un po' incoraggiati. Eh sì, incoraggiali pure, ci manca solo che li incoraggi. No, nel senso che alla fine è anche carino ricevere un omaggio, magari insomma da lontano... vedono questo palchettino con due belle ragazze e si vergognano, no? Poveri. Alcuni sono anche dei ragazzini, sono carini. Senti, cosa mi racconti? Hai fatto un sacco di cose, ti ho visto in televisione, fai gli sketch. Ma dai, cioè, sei una proprio... Ma non è vero, te l'hanno detto, non mi hai visto in televisione. Come ero vestita? No, beh, non mi chiedo. A parte che... Cioè, a un uomo è sempre pericoloso chiedere perché l'uomo guarda la parte dove non c'è il vestito. Oddio. Poi eri con il comico famoso di... Siamo in Mondovisione. Siamo in YouTube. Insomma, io penso, guardavo gli occhi e quindi non mi ricordo come eri vestita. Però so cosa hai fatto, cioè, ho visto che hai la chiacchiera facile, sei molto migliorata. Ti ringrazio. Sì, ti vedo molto più spigliata. Grazie. E poi... viene sempre da suomi, io lavoro con loro, poi siamo amici, quindi l'anno scorso non sono potuto venire, ti ho persa. Infatti l'anno scorso ci sei mancato, devo dire. Devo allontanare lo schermo perché ti sta crescendo il naso, tesoro.
senti, a parte tutto, dimmi una cosa che farai nel 2012, una. Così, allora, così guarda, ti cerchiamo, ti... Posso dirti che c'è un bel progetto televisivo e uno cinematografico. Quindi sono due cose in realtà, una diversa dall'altra. Di quale dei due, di quale delle due non è un segreto, mi puoi dire qualcosa di più? Non posso dirti qualcosa di più, perché sono scaramantica, da buona donna insomma, del sud, sono scaramantica. Infatti vado in giro con un cornettino rosso che mi ha regalato il mio amico Claudio Greco. Tra l'altro saluto, ciao Claudio. Sì, e mi sta portando fortuna. Allora guarda, non ti dico più niente. Guarda, io sono Camilla Sosa, purtroppo ci siamo lasciati, ma siamo rimasti amici. No, veramente sei tu che mi hai lasciata. Vabbè, l'ho lasciata, ma siamo rimasti amici. Per cui, insomma, i cani, le puoi lasciare le tue cose da me, insomma, per me non c'è problema. Anche se non ci vediamo molto, però comunque voglio poter dire che, insomma, io ci sono, non ti lascio proprio da sola, ecco, insomma. Cioè, non è proprio, non stiamo un po' chiudendo. Stai facendo una promessa, quindi se un giorno dovessi arrivare qui con la mia motocicletta, senti, ti serve un... Sì, io ti aiuto, questa realmente ti aiuta. Sì, ti lascio, ma è tua madonna che hai, scusa, ti lascio, ma voglio che rimaniamo amici, cioè non prendertela male. Cioè, ma io non potrò mai trovare un uomo che potrà sostituire la tua... Sì, vabbè. Alla brava. Grazie mille. Ciao. Ciao. Dai, sei stato bravo, no? Bravissimo. Secondo me è grande, Patrizia. Si muove tanto, è grande. Lei dice che è stretto. Tieniti il casco fermo e muovi la testa. No, in giù. Vedi che è grande quello. Si muove tanto, però va bene. Classico delle donne, vogliono il casco largo. No, non è che voglio il casco largo, figurati. Anzi, io di solito tengo sempre un filo rosso. Perché ad alta velocità va di piedi, ma per quello deve... Perché è stretto, perché è largo. Ma secondo me questo va bene, più piccolo sai forse. Fallo provare una S, faglielo provare. La S è quella, però è un altro modello. La S di questo deve essere in modo diverso. Aspetta che vediamo un po'. Quello lì? Sai che cosa però? Mi ha portato solo quello è un M. Ah, un M. Lo vedo da qui. Quello? O M o S? Una S deve provare. XS? No. No, questo non direi di no. Allora, poi andiamo là a vedere fuori, perché ce ne sono altri. Ok, bene. Guarda, ti tengo la testa, fai sì, sì, questo è il tuo. Questo è? Sì, perché devi tener conto che... Se questo, che quello di Camerossi, ti dovesse andare bene, ma è una S. Guarda che un po' cedono poi gli interni, eh. Faglielo provare. Se vuoi provarlo, però lei dice che sì. Perché una testona, secondo me. No, io... No, a me se non mi entra proprio. Ma dai. Secondo me questo è il suo. No, però secondo me io sono convinto che lo metti tre volte e poi ti prende la forma. Poi vabbè, decidi tu. Non so, io credo che
Va portato stretto, poi vabbè. Io ho la testa grande, poi noi donne facciamo il tuffo ai capelli, quindi non si fa il tuffo finché nei capelli in moto. Il tuffo? Cosa fai, scusa, il? Comunque questo è più bello. Come colore? Sì. Sì, per lei assolutamente il suo quello.